Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo nuovo per fare il Contucom senza quittare alla fine, ragazzi, e potremo prendere anche i vicoli del CEO su Next Gen, che su Old Gen, il metodo che vi ho dato oggi stamattina, non va. Quindi Contucom nuovo senza quit alla fine, e ragazzi possiamo prendere i vicoli speciali. Requisiti sono sempre gli stessi: ci servirà l'attico di lusso, un amico che ci dà una mano, il bunker con il com, il deposito veicoli all'interno e il veicolo da sacrificare, ragazzi, il deposito veicoli CEO se volete prendere veicoli speciali, e poi come al solito l'amico che ci dà il veicolo. E noi, raga, se vogliamo prendere veicoli speciali dobbiamo già possederli, perché andremo a fare la sostituzione, che è l'unico metodo per salvarli. Quindi iniziamo con il glitch, raga. Quindi per chi gioca da Next Gen, raga, dovrà fare questo step in più. Per chi invece gioca da Old non lo dovrà fare. Dovrà andare su impostazioni, schermo e switchare in fedeltà grafica. Ciò cosa vuol dire? Dovete prima essere in prestazioni, quindi vi mettete prestazioni se siete già in fedeltà grafica, fate un salvataggio, poi vi rimettete la fedeltà grafica, ragazzi, è fondamentale, e fate un salvataggio forzato. A questo punto, una volta messa la fedeltà grafica e fatto il salvataggio forzato, entriamo all'interno del nostro attico di lusso, ragazzi. Una volta che siamo all'interno dell'attico di lusso, come al solito dobbiamo buggarci al telefono. Fate avviare una qualsiasi attività a un vostro amico, che sia braccio di ferro dal telefono oppure un lavoro da titano, ragazzi, dal menu di pausa. Quindi a questo punto partecipate sul vostro amico che sta nell'attività, e quando siete nella prima allerta gli dite di quittare. Una volta che quitta, raga, spammate freccia a destra e A contemporaneamente. E appena vi siete visti all'interno dell'attico di lusso, aprite subito il menu interazione o touchpad e tenete premuto la freccetta verso l'alto, in modo da switchare tutto quanto le cose. Una volta che si buggeranno i due menu, si chiuderà anche il telefono da solo. A questo punto andiamo qua dalla porta, clicchiamo una volta su casino e non succederà nulla. A questo punto torniamo indietro, riapriamo la porta e facciamo esci dall'attico di lusso, ragazzi, semplicemente. Una volta che siamo fuori, cosa facciamo? Richiediamo il nostro centro operativo mobile e richiediamo il veicolo da sacrificare, che deve essere una LG che sta all'interno del centro operativo mobile. A questo punto, una volta che abbiamo chiamato la LG, io in questo caso userò una Issy, raga, ma è uguale, e il com, possiamo rientrare all'interno del casinò. Una volta che rientreremo all'interno del casinò, ragazzi, cosa facciamo? Dovremo andare a buggarci dalla reception e dovremo chiamare poi il Frogger, l'elicottero. Quindi se non ce lo avete, vi consiglio di prendervelo perché è gratis. Quindi entriamo all'interno del casinò, una volta che siamo dentro andiamo dalla reception, e una volta che siamo dalla reception clicchiamo su velivoli e usciamo con il Frogger, ragazzi. E a questo punto, sbadabam, finalmente saremo in OTR su Next Gen. Funziona sempre, funziona bene. Adesso, raga, gli chiedete al vostro amico di portarvi il veicolo personale al punto scambi, cioè allo strip club, e noi andremo invece a portarci il nostro com. Allora, raga, intanto vi voglio spiegare una cosa. Se voi volete aiutare Savix a continuare a portare questi video per GTA, ragazzi, che come ben potete immaginare è un casino, perché bisogna sempre essere aggiornati, bisogna starci dietro, vedere quello che funziona, quello che non funziona, vi chiedo un aiuto, raga, semplicissimo: i like al video. Perché chi non mette like al video, raga, non mi supporta, non mi dà la possibilità di far sì che i miei video vadano tra i consigliati e quindi crescere come canale, crescere come quantità di persone e tutto il resto. Io vi ringrazio per chi mi aiuta, per chi supporta e per chi mette sempre like al video. Ovviamente, raga, se il video non vi piace è inutile che andate a mettere like. Però siccome i miei video sono quasi tutti e sempre funzionanti, se non funzionano è perché è stato patchato
praticamente subito, io non ci posso fare niente. Quindi detto ciò, raga, una volta che siamo dallo strip club, cosa dobbiamo fare? Andiamo a mettere il com in questa posizione. Praticamente lo mettiamo al centro della strada centrale, come vedete, ok? In modo tale che poi il pallino blu, ragazzi, sia al centro dell'intersecazione con il vicolo di destra. Adesso, appena salgo sul veicolo da sacrificare, vi faccio vedere. Mentre invece il veicolo da sacrificare lo dovete mettere in questa posizione dove ha messo la Issy Red, e lo ringrazio Red. A questo punto, una volta che siete sul veicolo da sacrificare, messo in questa posizione al centro praticamente dell'entrata dello strip club, clicchiamo una volta freccia destra e si buggerà tutto. Aspettiamo circa, ragazzi, 5 o 6 secondi che ci faccia scendere dal veicolo, e a quel punto potrete andare ad avviare una qualsiasi attività di Gerald o Simeon, ok? Se l'avete dal telefono. Se non avete l'attività dal telefono, come in questo caso neanche io avevo, non c'è problema. Start online, avvia attività e andate ad avviare un lavoro da titano, ragazzi. Una volta che siamo nella lobby del lavoro da titano, dovremo semplicemente chiuderla, quittare l'attività. Una volta che saremo spawnati, raga, cosa dobbiamo fare? Mandiamo al deposito il veicolo che abbiamo usato per bagarci, quello da sacrificare, praticamente in questo caso la Issy, ma voi potete usare la LG, un veicolo che non me ne frega niente. Una volta che l'abbiamo mandato al deposito, andremo a richiederci, ragazzi, il nostro veicolo che vogliamo prendere. Un esempio, io sto prendendo ora dal mio amico una Rocket Voltic moddata, quindi raga dovrò sacrificare la Rocket Voltic originale. Io non l'avevo nel garage, non è un problema, la vado a comprare adesso. Quindi una volta che avete comprato la Rocket Voltic, ragazzi, e avete atteso i minuti che servono per far sì che arrivi, la richiedete. Controllate che sia spawnata, vi spawnerà qua al punto del casino, raga, perché noi siamo buggati tramite il casino. E quindi a questo punto cosa facciamo? Se già ce l'avete attive, tanto meglio. Se no, andate su attività tramite menu interazione o touchpad e andate ad attivare tutte le attività sulla mappa, in modo tale che ci compaia, ragazzi, questa qui davanti allo strip club. Adesso, una volta che abbiamo l'attività visibile in mappa, dobbiamo metterci al centro dell'attività. Una volta che siamo in questa posizione, gli diciamo al nostro amico di andare dentro il suo com e di invitarci all'interno del com. Una volta che ci avrà invitato, ci arriverà la notifica, come vedete a sinistra, la apriamo, ragazzi, e appena accettiamo l'invito spammiamo freccia a destra per avviare l'attività free mode che c'è sulla mappa. A questo punto non entreremo nel com, si avvierà appunto l'attività che stava in mappa e noi semplicemente la quittiamo, ragazzi. B o cerchio, A o X. Una volta che l'abbiamo quittata e siamo in free mode, gli diciamo al nostro amico di venirci a prendere con il veicolo che ci deve dare, quindi in questo caso con la Rocket Voltic moddata. Ragazzi, voi potete farlo anche come com-to-com normale, a questo punto non servirebbe chiamare poi il veicolo speciale da sacrificare e sacrificate direttamente il veicolo che state usando dall'inizio, che era nel com. A questo punto, quando il vostro amico vi è venuto a prendere con il veicolo moddato, in questo caso la Rocket, saliamo sul veicolo e sbada bam! Avremmo preso il veicolo, ragazzi, e non ci sarà bisogno di quittare il gioco. Guardate che bomba! Quindi cosa facciamo adesso? Vi fate invitare dal nostro amico dentro il suo centro operativo mobile. Una volta che abbiamo accettato l'invito, entreremo nel suo com e gli diciamo anche di stare già dall'uscita, in modo tale che appena noi entriamo lui clicca tutti fuori e ci farà uscire anche dal suo com. E a questo punto dobbiamo fare l'ultimo step semplicissimo, raga. Cosa facciamo? Appena usciamo dal com ci richiediamo il nostro veicolo personale.
A questo punto ci arriverà il primo veicolo che abbiamo sacrificato, che era all'interno del comme, e una volta che spawna ci saliamo sopra, chiamiamo il nostro centro operativo mobile, raga, e lo andiamo a inserire all'interno del centro operativo mobile. Facendo così metteremo la nostra Voltic che abbiamo appena preso, che è nel com, direttamente nel magazzino veicoli, perché in questo momento la IC, in questo caso veicoli che stiamo sacrificando, era all'interno del magazzino veicoli del CEO. Quindi accettate l'allerta di sostituzione e in questa maniera avremo preso e messo subito a posto il veicolo speciale. Quindi appena usciamo dal com, apriamo il nostro menu interazione o touchpad, andiamo a richiederci la nostra Rocket Voltic tramite il nostro menu interazione o touchpad e sbadabam, regà! Avremo preso, senza creare deadspot, su Next Gen i veicoli speciali. Quindi a sto punto lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, condividete e alla prossima! Bella regà! Sbadabam! Pam pam pam.